Per la nostra torta pistacchio e cioccolato occorreranno, per il pan di Spagna, 140 g di farina 00, 140 g di zucchero semolato, 30 g di cacao amaro in polvere e 5 uova intere. Per le creme occorreranno 300 g di zucchero semolato, 8 tuorli, 600 ml di latte fresco, 200 ml di panna, 110 g di amido di mais, 150 g di cioccolato fondente in scaglie, 120 g di pasta di pistacchio pura. Per la bagna, 200 ml di acqua, 70 g di zucchero semolato, un baccello di vaniglia. Per la finitura della torta occorreranno 200 ml di panna, 20 g di cacao, 30 g di cioccolato in scaglie fondente, 300 g di granella di pistacchio tostati, 50 g di pistacchi tostati, 30 g di zucchero a velo e gelatina alimentare. Iniziamo a preparare il pan di Spagna al cacao. Mi raccomando, ciotola ben pulita, uova temperatura ambiente, così monteranno più facilmente, e iniziamo subito a mettere le uova in planetaria. Aggiungiamo lo zucchero, mettiamo la frusta, iniziamo a montare. Intanto che le uova e lo zucchero montano, io vado a setacciare la farina e il cacao. Ecco fatto, la nostra ammontata di uova e zucchero è pronta. Come avete visto, negli ingredienti non c'è il lievito, perché l'ingrediente proprio principale che serve al pan di Spagna per renderlo soffice è proprio l'aria che abbiamo incorporato e che non dobbiamo perdere mettendo ovviamente il cacao e la farina. Quindi facciamo questa operazione molto delicatamente. Aggiungiamo un po' per volta farina e cacao. Incorporiamo le polveri in modo delicato dal basso verso l'alto per non smontare l'impasto che abbiamo fatto montare per qualche minuto, proprio per incorporare tantissima aria. Pronti. Adesso prendiamo tre tortiere, ovviamente della stessa dimensione, e le imburriamo. E dividiamo l'impasto in tre parti uguali. Ecco fatto, pronti per infornare a 170 gradi per circa 25-30 minuti. Mentre il nostro pan di Spagna è in forno che sta cuocendo, prepariamo la crema pasticcera. Mettiamo nella pentola il latte, aggiungiamo anche la panna, e mentre aspettiamo che il latte va a temperatura, prepariamo la pastella con i tuorli, lo zucchero, andiamo a stemperarli piano piano, l'importante è che vengano stemperate insieme allo zucchero e all'amido, non c'è bisogno qui di incorporare aria, quindi va bene anche una spatola. Aggiungiamo tutto lo zucchero, aggiungiamo l'amido. Ecco fatto, la pastella è fatta, la consistenza giusta è questa, bella liscia. Il latte sta bollendo, abbasso la temperatura e inizio a versare la pastella.
La temperatura della crema è intorno agli 85 gradi. Se non avete un termometro a casa, aspettate di vedere che sono uno sbuffo nella crema, spegnete il fuoco, continuate a mescolare, la crema si addenserà e ovviamente sarà pronta. Ecco, vedete, spegnete il fuoco, dopo il primo sbuffo la togliete dal fuoco, continuate a mescolare per qualche secondo. Perfetta. Adesso la dividiamo in due ciotole uguali. Iniziamo subito con la crema al cioccolato, perché è ancora calda, così scioglierà presto in modo istantaneo il cioccolato. Vedete che il cioccolato immediatamente si scioglie. Anche che c'è un profumo di cioccolato. Bella, liscia, vellutata e lucida, proprio come deve essere. Adesso mettiamo la pellicola a contatto e lasciamo raffreddare. Ovviamente all'altra metà di crema pasticcera aggiungiamo la pasta pistacchio. Mi raccomando, pasta pistacchio pura, non sciroppi, non creme, ma pasta pistacchio pura. In modo molto semplice lo aggiungiamo. Mescoliamo per bene. Ecco fatto, di un bel verde intenso, poi c'è un profumo. Anche qui pellicola a contatto e a raffreddare. La pellicola a contatto la mettiamo per non far creare quella crosticina antipatica che si forma in superficie, e poi per raffreddarla in modo molto rapido potete usare una ciotola con acqua e ghiaccio, mettere la ciotola con la crema e vedrete che il raffreddamento sarà più veloce. Il nostro pan di Spagna è cotto, raffreddato, bello soffice. Quindi per la cottura fate attenzione, non aprite il forno prima dei 30 minuti, vi accorgete già alla vista che è cotto. Un altro segnale di cottura è vedere il pan di Spagna che si stacca dalla tortiera. Iniziamo subito con la farcitura, con la crema al cioccolato. Prima bagniamo il pan di Spagna con la nostra bagna alla vaniglia. Io ho messo la bacca in infusione in acqua e zucchero per 24 ore, dopodiché ho fatto bollire tutto, filtrato tutto, lasciato raffreddare e la nostra bagna è pronta. Bagniamo leggermente, anzi proteggiamo anche il vassoio con della carta. Inizio a farcire il primo strato con la crema al cioccolato. Facciamo un bello strato, un bello spessore di 2-3 cm. Adesso inizio a montare la panna, quindi panna in planetaria. Metto la frusta. Inizio pian piano a montare, aggiungendo lo zucchero a velo e il cacao un po' per volta. Abbasso la velocità. Appena la panna è semimontata, che inizia a prendere corpo, aggiungo anche il cacao. Abbasso sempre la velocità. E continuo a montare. Ecco fatto, la panna è pronta. Adesso aggiungo alla crema al cioccolato delle scaglie di cioccolato fondente. Così abbiamo la parte croccante. Aggiungiamo l'altro strato di pan di Spagna. Schiacciamo leggermente. A questo punto io fermo tutto con un po' di panna al lato.
in questo modo, così evito che la crema possa fuoriuscire. E dopodiché bagno lo strato di pandispagna. Continuo a farcire con la nostra crema al pistacchio. Anche qui aggiungo le scaglie di cioccolato per la nostra nota croccante. E ovviamente chiudo con l'ultimo pezzo di torta. Schiaccio leggermente e sigillo tutto con la panna al cacao. Bagniamo l'ultimo strato di pandispagna. E adesso copriamo leggermente la torta con un'altra panna al cacao, creiamo un piccolo spessore per fare in modo che la granella attacchi chiaramente alla torta. Se utilizzate un giratorta, questa operazione vi risulterà molto molto più facile. Perfetto, spessore giusto, e adesso ci prepariamo per la copertura. Pronti per coprire la torta, abbiamo il nostro pistacchio tostato e raffreddato, la granella ovviamente. Prendiamo la torta, il pistacchio con le mani e adagiamolo leggermente così sul lato della torta. In modo delicato, senza schiacciare, quindi leggermente, si attaccherà facilmente. Visto che la panna, avete visto, non era super montata, ma era bella morbida. Facciamo questa operazione fino a coprire tutta la torta. Ecco, bella precisa. Adesso, per renderla ancora più precisa, aiutatevi con qualcosa, con un tarocco, anche con uno smoother, e schiacciate leggermente sui lati. La perfezioniamo in questo modo. Perfetto. E adesso terminiamo con i pistacchi interi tostati, che andiamo a passare nella nostra gelatina alimentare. Come faccio di solito, mi faccio scivolare tra le mani. Li vado a posizionare su un lato della torta, in questo modo. Faccio un piccolo mucchietto di pistacchi. Aggiungiamo un bastoncino di cioccolato fondente, così abbiamo anche il richiamo all'interno della nostra parte croccante. L'abbinamento pistacchio e cioccolato è uno dei miei preferiti. Provate anche voi a casa a replicare questa torta davvero gustosissima. Per la torta cioccolato e pistacchio, Renato ha iniziato dal pan di Spagna, montando le uova in planetaria con lo zucchero. Ha setacciato la farina e il cacao e li ha incorporati al composto. Ha versato l'impasto in tre tortiere precedentemente imburrate e ha infornato a 170 gradi per circa 25-30 minuti. Per la farcitura ha messo sul fuoco una pentola con il latte e la panna. Una volta raggiunto il bollore, ha unito i tuorli già mescolati con lo zucchero e l'amido. Ha separato la crema così ottenuta in due ciotole. In una ha aggiunto il cioccolato in scaglie, nell'altra la pasta di pistacchio. E poi ha messo entrambe a raffreddare. Ha ripreso i tre pan di Spagna, ha bagnato gli strati con la bagna alla vaniglia e li ha farciti con la crema al cioccolato, le scaglie di cioccolato e la crema al pistacchio. Ha montato la panna con il cacao e lo zucchero a velo. Ha rivestito la torta con la panna montata al cacao e la granella di pistacchi. E infine ha decorato con pistacchi interi tostati.